Mi sentite? Sì. Un cordialissimo benvenuto, la sala è quasi piena, il tema è appassionante, ci interessa sia come problematica della nostra società, sia anche la dimensione della laicità e poi anche l'interazione delle fedi viventi, non quelle morte, non archeologiche, le fedi oggi che interagiscono e sono presenti nella società. Allora abbiamo un momento di saluti, diciamo, istituzionali. Darei subito la parola al prefetto della Biblioteca Ambrosiana, visto che siamo qui, è padrone di casa, e poi immediatamente dopo al presidente del Consiglio Comunale di Milano, Lamberto Bertolè. Prego, monsignor, è in arrivo, e i politici sono più o meno sempre in arrivo. Grazie pastore Platone, carissimo amico. Ecco, vedo molto volentieri questo incontro perché fa parte di questa organizzazione del prenderci cura, e che è importantissima sui suoi versanti di applicazione, di impegno negli ospedali, nel carcere e nella scuola. Oggi in particolare si tratta di questo prenderci cura dei giovani, degli adolescenti, e di inserirli in un mondo che è un mondo di laicità, ma che vive nel contesto di, appunto, come diceva Platone, di fedi religiose viventi, vive, che devono potersi esprimere nel mondo della società civile ed esprimere in reciproca relazione tra di loro. Dopo dirò ancora qualche cosa su questo discorso. Intanto saluto le autorità presenti, la dottoressa Campanelli Deglia, che è arrivata proprio in questo momento, direttore dell'ufficio scolastico regionale Lombardia. Poi è Don Giambattista Rota, della pastorale scolastica dell'ufficio diocesano, ufficio insegnamento. Poi Don Celso Dosi, presidente della commissione diocesana per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Piacenza. Anche lui è arrivato. Infine la dottoressa Adriana Calogero Pavin della Fondazione Cariplo, anche perché il sostegno ci viene appunto dalle fondazioni storiche. E poi devo fare accenno ad altre personalità che hanno dato il loro consenso e hanno spedito il loro saluto, ma che purtroppo non possono essere presenti. Tra queste la dottoressa Livia Pomodoro, la dottoressa Anna Maria Tarantola, la professoressa Antonella Sciarrone e il professor Mario Taccolini. Sciarrone e Taccolini sono prorettori dell'Università Cattolica, quindi tuoi successori, vero? Ecco, infine la professoressa Elena Beccalli, che è il preside della Facoltà Scientifica di Scienze Bancarie dell'Università Cattolica, il rettore di San Carlo, Don Alberto Torriani, il professor Giuseppe Bertagna, ordinario di pedagogia dell'Università di Bergamo. Questa è la situazione al momento. Riprendo il discorso per dire l'importanza di questa tematica. Viviamo in un'epoca, la nostra, che è l'epoca post-confessionale. L'abbiamo scoperto in occasione dei 500 anni di distanza dall'evento della Riforma. Tutto il periodo del 1005, 1006, 1007 è stato l'epoca della confessionalizzazione e quindi di un impegno totale della società a formare tutte le persone che facevano parte delle diverse denominazioni in un senso della propria identità che si contrapponeva immediatamente alla formazione degli altri, alla denominazione degli altri. Far parte di un'epoca post-confessionale significa trovare la propria identità nel confronto con la differenza, nell'accettare la diversità, nella non soltanto tolleranza nel senso di sopportazione, ma nell'effettivo dialogo costruttivo di apprezzamento e di valorizzazione dei valori altrui. Questo è e questo vale anche a livello interreligioso, assolutamente. Vale in casa cristiana, ma vale anche a livello interreligioso. Questo è uno delle grazie, dei doni, lasciatemi parlare così per l'abito che porto, no? È una delle grazie, dei doni che il buon Dio ci fa perché ci educa continuamente nella storia. Siamo stati educati
a trovare nell'epoca moderna la nostra identità passando attraverso la purificazione del laicismo addirittura. Perché quando uno deve appartenere a una denominazione in nome della quale deve uccidere il fratello, allora a un certo punto dice semplicemente: ma io credo nel Dio della ragione piuttosto che in quello che si è rivelato storicamente qui, là, là e là, eccetera, e mi porta a far fuori il mio fratello, no? Ecco, la laicità e il laicismo sono da vivere come una grazia che ci hanno portato a riscoprire valori fondamentali attraverso i quali appunto possiamo effettivamente intenderci, confrontarci, costruirci reciprocamente, impegnarci in una valorizzazione che ci fa vivere anche dei valori dell'altro, sia pure nella differenza. Grazie a voi per il vostro ascolto e buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Monsignore per queste parole che danno già l'orizzonte immediatamente di quello che potremmo dire una storia che appunto parte dal conflitto, dallo scontro e cammina verso una riconciliazione delle memorie, nel senso che l'aspetto storico è molto importante, ricordare ciò che è stato perché non si ripeta e perché venga interpretato. E oggi è una giornata così, in cui vari elementi, vari saperi, ovviamente scientifici, in vari campi, anche religiosi, avranno modo di interagire e di trovare nuovi equilibri, questo ce l'auguriamo, e nuove piste di ricerca su questioni di grande attualità e anche urgenza. Penso a cosa è successo a Vigevano con questa banda di mini criminali, eccetera, eccetera. Io adesso, se è presente, più che volentieri, darei anche la parola all'Umberto Bertolè, che è il presidente del Consiglio Comunale. E qua? No. È in arrivo. En attendant Bertolè. E allora cosa facciamo? Io direi iniziamo con le relazioni perché il tempo è quello che è e quindi non dico nulla, non faccio i riassuntini, i pistolotti iniziali, queste conferenze in pillole che poi rovinano tutto perché ti bruciano, come quello che ti racconta alla fine della barzelletta, ma niente, nulla. Noi ascoltiamo adesso prima il professor Alfio Maggiolini, specialista, psicoterapeuta. E se vuole aggiungere lei qualche altra caratterizzazione, diciamo circa un 20 minuti, 20 minuti avanti di poi dare la parola alla nostra Luisa De Natale, di cui abbiamo già sentito che è stata anche responsabile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, temporibus illis, ecco, però sempre in questo, va bene, allora io le passo qua il microphone e l'ascoltiamo con molto interesse. Grazie. Vi ringrazio innanzitutto dell'invito, io appunto sono uno psicologo, psicoterapeuta, lavoro a Milano in un centro che si chiama Minotauro, che si occupa da tanto tempo soprattutto di adolescenti in una prospettiva clinica e anche di intervento psicosociale. Quindi facciamo interventi sia nelle scuole, sia per esempio in particolare lavoro con i ragazzi che commettono reati e quindi diciamo, abbiamo modo così di entrare in contatto con molti adolescenti. Non ho, questo l'avevo detto a chi mi ha invitato e che ringrazio, una esperienza particolare sul tema della religiosità degli adolescenti, però il contributo che posso darvi è qualche riflessione sulla psicologia dell'adolescenza che poi voi potrete eventualmente mettere in connessione con altre vostre competenze e riflessioni. Devo dire che sono in buona compagnia perché sulla scarsa attenzione al tema della religiosità in adolescenza, perché alcune rassegne scientifiche che sono state fatte lungo gli anni 90 e lungo gli anni 2000 hanno rivelato che nelle riviste scientifiche negli anni 90 la percentuale di articoli dedicati alla religione e alla spiritualità degli adolescenti erano meno dell'1% e negli anni 2000 sono aumentate all'1,5%, che diciamo un aumento significativo, ma sicuramente non è un dato che segnala un'attenzione del mondo scientifico e psicologico a questo tema. Questo colpisce me e colpisce perché in realtà invece le indagini che vengono fatte a livello psicosociale
per esempio un'indagine che è stata fatta su 60 nazioni abbastanza recentemente rivela che la maggior parte degli adolescenti dice di avere un qualche rapporto con la religiosità e con la dimensione spirituale, quindi siamo intorno all'80 e più per cento di ragazzi che dichiarano di avere un interesse in questo ambito, un po' più in nazioni come gli Stati Uniti, come Sud America, come l'Africa, un po' meno in Europa, quindi un livello inferiore in Europa, ma comunque un livello sufficientemente diffuso da questo punto di vista. Quindi c'è questo contrasto fra una certa diffusione di questa problematica e invece uno scarso studio scientifico di questi aspetti. Le ricerche segnalano un aumento, diciamo una tendenza un po' alla secolarizzazione, quindi forse soprattutto in Europa. In Italia ricerche recenti dicono che circa un ragazzo su tre dichiara di avere un interesse forte per i temi religiosi. Un ragazzo su tre dichiara più o meno di diciamo un altro terzo, quindi dichiara di non essere interessato, e poi c'è un'altra area, diciamo, di ragazzi un po' più incerti e che elaborano un po' a modo loro questo tipo di tematica. Soprattutto quello che colpisce è una differenza fra le dichiarazioni di un qualche interesse cognitivo, di interesse culturale, e invece poi le partecipazioni a eventi e ad aggregazioni di tipo più formale, perché in questo caso il distacco è particolarmente elevato, quindi c'è una minore partecipazione se non forse a eventi di tipo più ampio, ma non con una regolarità di partecipazione. Invece questa attenzione a una dimensione spirituale, a una dimensione, diciamo, di interiorità, un certo tipo di ricerca di senso, è qualcosa che è relativamente più diffuso di quanto poi non venga convogliato dentro a questo tema di una religiosità un po' più strutturata. Oggi per esempio c'è una diffusione, adesso non vorrei dire quasi una moda, ma comunque sicuramente è arrivato Lamberto Bertolè, ciao, continuo io, sì. Dicevo, cioè, per esempio, non ha a che fare con questo tema, ma in qualche modo riguarda l'attenzione, no? Dimensione di interiorità. Oggi c'è quasi una moda per tutto il tema della meditazione, per tutto il tema della mindfulness, che sono veramente eventi molto di moda. C'è un'attenzione a una dimensione mentale in cui ci si distacca, diciamo, da situazioni di stimoli esterni, e c'è proprio come una ricerca di interiorità, viene fatto all'interno di una dimensione, di una ricerca di pratiche che non hanno un'etichetta di religiosità, ma sicuramente contengono una dimensione di attenzione ad aspetti di tipo più spirituale. Sarebbe interessante capire cosa determina questi spostamenti culturali. Ci sono anche qua molti studi e dicono che davvero gli adolescenti sono particolarmente influenzati da tanti elementi, dalla famiglia d'appartenenza e dalla religione ovviamente della famiglia d'appartenenza, dal gruppo dei pari, ma anche dalla scuola e dalla situazione culturale più allargata. In realtà il fattore che sembra centrale è soprattutto la religiosità familiare, e in particolare ancora la religiosità della madre, che sembra avere un'influenza un po' più diretta sulle scelte successive che fanno i ragazzi da questo punto di vista. Ma in adolescenza succedono anche delle cose particolari, ci sono dei cambiamenti. Per esempio è molto facile che intorno ai 17 anni più o meno, diciamo, ci siano dei cambiamenti, delle svolte nel rapporto col senso di religiosità. È come se succedesse qualcosa in quell'età, una sorta di rielaborazione interiore, di revisione dei propri rapporti di dipendenza, di rielaborazione del proprio rapporto con il senso, con la propria vita, l'idea della propria vita, che modifica il rapporto con la religiosità. Questo cambiamento più delle volte è una sorta di distacco, però può essere anche invece un reinvestimento in una nuova dimensione da questo punto di vista, ma è sicuramente uno snodo particolarmente importante. Sono stati fatti degli studi di psicologia dello sviluppo in cui si vede come cambia il senso di religiosità dai bambini, con una visione più antropomorfica
morfica, più realistica, poi nella preadolescenza con invece un senso di maggiore, diciamo, un riempimento di tematiche più etiche, più relazionali, più un senso di fiducia, diciamo, in relazione al tema della religiosità, e poi via via con altre evoluzioni successive. Però, che io sappia, non è che non ci sono studi così sistematici su cosa cambia nella mente dell'adolescente che possa portare a questi cambiamenti. Ci sono studi più significativi su altre fasi di passaggio delle credenze. Mi rendo conto che si tratta di un altro campo, ma voglio fare questo confronto. Per esempio, c'è tutta una tematica di cosa succede nel rapporto dei bambini quando modificano la loro credenza nei personaggi immaginari, per esempio in Babbo Natale o altri personaggi simili. E ormai si sa che più o meno intorno ai 7 anni che cambia il loro modo di ragionare su queste credenze, quindi quello che prima accettavano in modo sufficientemente convinto, e poi nonostante potessero aver avuto anche stimoli da compagni o da altre vicende che potevano dare informazioni che venivano come rifiutate, a un certo momento succede qualcosa per cui assimilano queste informazioni e decidono di perdere questo tipo di credenza. In questo caso le ricerche anche recenti dicono che c'è davvero qualcosa che cambia nella testa dei bambini e che modifica il loro rapporto con la credenza e con questo tipo di personaggi. Per esempio, una delle cose che succede è che più o meno intorno ai 7 anni cambia proprio il modo di rapportarsi con l'universo simbolico. Non a caso è un'età per noi importante nel passaggio della scuola, nel passaggio alla scuola elementare, ma anche in altre culture è un momento di passaggio a nuove forme di responsabilità dei bambini, quindi nuovi modi di entrare nel contesto sociale. Ci sono riti iniziatici non relativi a Babbo Natale, ma per esempio il rapporto con gli avi, eccetera, che spesso si collocano proprio in questa età. E la cosa curiosa è che c'è un cambiamento cerebrale rilevante e che si chiama, diciamo, la saldatura del default network, che è una serie di aree cerebrali che è come se si mettessero a funzionare in modo sincrono e che riguardano una sorta di diciamo, sono aree che sono particolarmente attive quando non ci sono stimoli esterni, quindi è come se fossero il segno di qualcosa che funziona nell'interiorità, nella costruzione di un'idea di sé, nell'idea che uno comincia a farsi, diciamo più o meno a quell'età, una certa idea di sé. Questo passaggio, che quindi è questo più significativo, implica che non è tanto che un bambino smette di credere, in questo caso modifica la propria credenza perché diventa più realista e è più in grado di distinguere ciò che è immaginario da ciò che invece è reale, capendo che Babbo Natale non può essere dappertutto, non so, in ogni momento, eccetera, eccetera, ma cambia proprio un modo di funzionare di un certo sistema di simbolizzazione che oggi viene studiato come un sistema che è un sistema a parte, diciamo, una sorta di sistema simbolico che si occupa delle relazioni, che si occupa di verità più interne, diciamo così, e che è diverso dal sistema simbolico che si occupa dei dati di realtà, diciamo, più cognitivamente scientifico e più orientato all'elaborazione dei dati. È probabilmente su questa area e su questo, diciamo, sistema simbolico e sulla sua evoluzione che si potrebbero trovare delle risposte su come anche cambiano dei processi di rapporto con le credenze, con la fede, con un senso di spiritualità e con un senso di religione. Però su questo, diciamo, io non so se ci sono già dati che vanno in questo tipo di direzione. È chiaro che la dimensione spirituale e religiosa ha davvero molte dimensioni, c'è una dimensione che riguarda anche fare con aspetti con un senso di protezione, l'idea di essere inserito in qualcosa che ti può rassicurare, ti può proteggere, quindi una dimensione rassicuratoria, è un'area che implica la possibilità di trovare risposte a domande di tipo esistenziale, sul senso della vita, sul senso della morte, sul senso del mio essere uomo collocato in questo contesto sociale.
e poi può essere un insieme di pratiche, un insieme di valori etici e anche un senso di sé che va al di là dei propri confini individuali, quindi un senso di trascendenza che ha una sua dimensione psicologica. Sono dimensioni tutte importanti e sono state anche fatti degli studi per vedere, per esempio, se diciamo, la relazione che i bambini e poi gli adolescenti hanno con il senso di religiosità può avere a che fare, nella prima area che ho citato, con un rapporto con figure di rassicurazione che psicoanaliticamente sono state interpretate come figure che sono figure, diciamo, che ricordano simbolicamente figure genitoriali, quindi come se Dio padre fosse qualcuno che ti dà, appunto, ti può proteggere, quindi la dimensione genitoriale come una dimensione importante per il senso di religiosità. Quindi, vista questa connessione che si può fare, è chiaro che si può vedere se c'è una relazione fra il tipo di rapporto che dei bambini hanno o gli adolescenti hanno con i genitori e il tipo di religiosità. Per vedere, oggi sapete che molti di queste aree di studio vengono indagate attraverso la teoria dell'attaccamento, cioè c'è l'idea di che ci sono dei diversi stili di attaccamento, cioè diversi modi in cui si crea il legame fra genitore, in particolare la madre, e figlio, e si può vedere se questi diversi stili sono più o meno legati a una propensione alla religiosità, cioè se chi ha avuto genitori più sicuri ha quindi più fiducia, può avere una maggiore propensione ad avere fiducia in figure che, da cui può sentirsi protetto, o viceversa, se qualcuno che non ha avuto figure di questo tipo può avere la propensione a ricorrere, a immaginare e a cercare a livello più simbolico, diciamo, questa funzione, diciamo, in un ambito più spirituale e non all'interno delle proprie relazioni. In realtà gli studi in questo ambito sono controversi, non è così chiaro, cioè se un buon attaccamento o un cattivo attaccamento, alla fine la variabile principale è più il tipo di religiosità dei genitori, in particolare della madre, è più quello che conta che non lo stile d'attaccamento. Si pensava che fosse un elemento dirimente, ma non è, per il momento, almeno per le ricerche che ci sono, non è quello il punto principale. Quindi ci sono probabilmente dei fattori che mediano in modo diverso la situazione, per esempio in alcuni casi alcuni che hanno avuto un buon rapporto possono